Ciao ragazze, in questo video vi voglio mostrare i vari prodotti che nel tempo ho provato per quanto riguarda la marca PassioneUnghie.it, che potete trovare appunto online su questo sito. Si tratta quindi di materiale per la ricostruzione unghie, credo che lo conosciate già, ne ho parlato diverse volte. Allora, per quanto riguarda i gel colorati, prima di tutto vi rimando ai video precedenti che ho fatto, perché ho fatto degli haul, dei video haul in cui ne ho mostrato parecchi, insomma tutta la mia collezione nel tempo, per cui vi consiglio di guardarli, vi metterò in ogni caso il link in questo momento. Poi cominciamo a parlare dei gel monofasici e vi consiglio anche in questo caso di andare a vedere i video che ho fatto precedentemente, perché ho parlato lì del Maximum e dell'Infinity. Per quanto riguarda la base alfa, che vedete qui, ho provato quella da 50 ml e diciamo che insieme al Maximum, o comunque insieme all'Infinity, le prestazioni dei gel monofasici sia in un caso che nell'altro sono migliorate, quindi consiglio sicuramente la base, e la comodità è anche data dal fatto che rispetto agli altri tempi di polimerizzazione, questo è molto più breve. Infatti, con la base alfa vedete che sono 60 secondi, quindi un minuto in lampada. Mentre per quanto riguarda l'Infinity e il Maximum, vi ricordo che sono 180 secondi in ogni caso, quindi sicuramente non è una perdita di tempo o non necessita di un tempo di polimerizzazione così lungo, per cui la consiglio sicuramente. 60 secondi in più e le prestazioni degli altri monofasici migliorano parecchio, quindi si risolvono molti problemi di sollevamenti, ad esempio. Poi, per quanto riguarda i liquidi, ho sempre utilizzato il Nail Prep insieme al primer e mai il Binder. Vi ricordo che il Binder è la versione del primer senza, non ricordo che ingredienti, che fanno sì che il primer diventi meno aggressivo. E sinceramente non ho mai riscontrato problemi né su di me né su altre persone su cui ho utilizzato appunto il primer, che è appunto acido, mentre il binder dovrebbe essere basico o comunque meno acido del primer stesso. Li ho sempre usati in coppia, quindi non vi so dire come ci si trova soltanto con il primer. Io ho sempre utilizzato il nail prep e insieme nail prep e primer con base alfa più uno dei due monofasici avete garantito una ricostruzione ottima, durevole nel tempo. Parliamo poi direi dei mattoncini buffer di Passione Unghie che vedete qui. Allora, non so se riuscite a vedere dal video, ma si tratta di mattoncini che a mio avviso non sono parecchio abrasivi. E quindi quando voglio andare a velocizzare il lavoro, magari preferisco utilizzare dei mattoncini che siano leggermente più abrasivi. Questi, secondo me, sono utilizzabili tranquillamente anche sulle unghie naturali. Nonostante, controllate sul sito perché non vorrei dire qualche falsità, ma la grana dovrebbe essere 100-180. Quindi in realtà io non li ho trovati particolarmente abrasivi, quindi dipende dai casi. Se devo andare a utilizzarli su una superficie che va limata molto, in modo diciamo tra virgolette più aggressivo, allora preferisco utilizzare degli altri buffer. Se invece mi serve limare più delicatamente, quindi opacizzare più delicatamente, preferisco usare allora questi di PassioneUnghie.it. A parte questo, non ho altre osservazioni da fare per ciò che riguarda appunto questi mattoncini. Poi ho comprato le tip di PassioneUnghie perché sì, in alcuni casi c'è la necessità di utilizzare le tip piuttosto che le cartine. Quindi per non trovarmi sprovvista, ho provato anche queste. Sono molto robuste, non costano tantissimo, io dovrei avere quelle naturali. Quindi guardate un po' l'effetto. Mi piacciono molto di più rispetto alle bianche nei casi in cui le vado a utilizzare. Quindi sono 100 in tutto, 10 per ogni misura e
Sì, devo dire che sono molto comode, poi non si è ancora rotto questo, l'incastro è perfetto e le ho da parecchio, per cui va benissimo, mi sono trovata veramente bene. Questa è la seconda confezione che ho utilizzato, la prima l'ho terminata. Poi per quanto riguarda le lime, ho comprato queste lime, che sono quelle a banana, quindi hanno questa forma così. Ne ho preso una cinquantina, costano davvero pochissimo, se non sbaglio 49 o 39 centesimi l'uno, insomma, quindi grana 100-180 e permettono di, grazie alla forma che hanno, permettono di limare in questo modo più facilmente. Non so se sono riuscita a spiegarmi, quindi nessun problema, mi sono piaciute parecchio, ma devo dire che le lime non è che abbiano delle peculiarità passando da marca a marca, o almeno finora non mi è capitato, quindi nulla da dire assolutamente. Poi, adorabile, questo pennello è il gel numero 4, ora si dovrebbe vedere meglio. E appunto l'ho utilizzato per stendere i monofasici. Questa è la prima volta che provo un pennello appunto professionale. Quindi mi sono decisa, ho detto vabbè, anche se il costo è sicuramente più alto, il costo è superiore, lo voglio provare per vedere se realmente vedo qualche differenza. Quando io vado a applicare il gel sull'unghia, sicuramente mi facilita l'applicazione. Poi guardate anche come è fatto, che rimane più stretto verso l'estremità. Quindi è molto piccolo, questo dipende anche dal fatto che ho scelto il numero 4, però mi permette di arrivare con precisione anche vicino alla zona cuticole, quindi mi permette di essere più precisa. Quindi devo dire che assolutamente lo ricomprerei perché mi è piaciuto tanto. Non lo so, sembra che sia più veloce ogni volta che utilizzo questo pennello piuttosto che un altro. Quindi sicuramente nel mio caso ne valsa la pena, però vi consiglio di provare perché si tratta di lavori che dipendono da mano a mano, quindi la manualità è una cosa molto Per quanto personale. riguarda l'olio per cuticole, vedete che lo sto praticamente terminando. Non ricordo quale sia, dovrebbe essere quella ai frutti di bosco. Qui c'è l'inci, che ho visto che non è dei migliori, però sicuramente è molto profumato, ha un profumo che è incredibile e non è il primo che provo. Davvero è ottimo da questo punto di vista. Quindi nel caso in cui avete bisogno di un olio per cuticole che non so se riuscite a vedere, è molto piccolino, quindi può essere comodo sia da avere in borsetta sia da utilizzare normalmente, per cui in quel caso devo dire che mi sono trovata bene. Tascabile. Allora, poi vi voglio mostrare questi glitter. Ora non ho altri glitter a disposizione qui vicino a me, però io credo che già si veda perché lo vedo nell'anteprima che sono pazzeschi, cioè brillano tantissimo. E questi sono ancora chiusi, insomma, vedete che è già aperto, è una meraviglia, è incredibile. Sulle unghie sono davvero pazzeschi, hanno dei riflessi unici, davvero unici, sono molto coprenti, mi piacciono, sono tra i glitter migliori che io abbia mai provato. E diciamo che negli ultimi anni ero arrivata a odiare i glitter per il fatto che non li trovavo coprenti, preferivo comprare dei gel che fossero direttamente glitterati, ovviamente molto pigmentati, piuttosto che andare a fare io il pastone se i glitter non erano appunto buoni. Ora vi mostro il blu. Ho messo un fazzoletto sotto perché avevo già preventivato questo. Comunque, non ho i colori qui, però non credo che ci siano tantissime tonalità, o almeno non lo so. Potete comunque provare a controllare sul sito. Questo è un blu elettrico, questo è un fucsia accesissimo, quasi fluo, con dei riflessi che tendono al dorato. Bellissimi, davvero bellissimi.
Poi mi rimangono da recensire il camouflage pesca, che è da 15 ml, e i due lucidi Crystal Gloss, è nuovissimo, per modo di dire ultra gloss. Quando l'ho comprato era nuovissimo. Allora, diciamo che preferisco farveli vedere all'opera, sia i lucidi sia questo camouflage. Quindi ho a fianco a me la lampada UV, prenderò due tip che colorerò con il camouflage per farvi vedere appunto la coprenza di esso, e poi vi metterò in una il crystal gloss, nell'altra l'ultra gloss. Vedrete voi quale è appunto più lucido, se vedete differenze o meno. Intanto vi voglio dire che credo che sia un colore universale. Nel senso che va bene sia per le carnagioni chiare che scure, perché io l'ho utilizzato sia abbronzatissima che no, quindi sia più durante l'inverno, e il colore sembra davvero naturale, cioè va a In uniformare. realtà è molto più un color pelle di quello che sembra dal video. Però se non dovesse piacervi, vi ripeto, ci sono tantissime, tantissime tonalità. Ok, allora ho steso quindi i lucidi. Purtroppo non ho registrato il pezzo, ero convinta che stesse registrando. Allora, sulla tip destra vedrete il crystal gloss, sì, su quella a sinistra invece l'ultra gloss. Quindi ecco qua. Io non credo che si noti una differenza per quanto riguarda la lucentezza. Quindi sono due lucidi in entrambi i casi ottimi. Però diciamo che allora li preferisco fra tutti, perché sia in un caso che nell'altro parliamo di lucidi che sono senza dispersione. Però sicuramente l'ultra gloss è più elastico e anche un effetto sigillante, per cui me lo fa preferire un pochino, ma io ritengo che il crystal gloss sia davvero un lucido splendido. Anche per quanto riguarda la durata del lavoro, la durata della ricostruzione, non ho trovato alcuna differenza né con l'uno né con l'altro, se non per il fatto che forse un pochino l'ultra gloss tende a, diciamo così, ripararsi meglio da quelli che possono essere graffi o comunque normale usura dopo magari un 2 settimane di ricostruzione sulle unghie, ecco. Per cui poco poco meglio l'ultra gloss, ma già il crystal gloss è un lucido che io amo. Infatti li ho sempre entrambi, in modo tale che se magari al prossimo ordine non dovessi trovare nell'uno o nell'altro, perché mi capita molto spesso che i prodotti non siano disponibili, allora ne ho sempre comunque uno di riserva. Sicuramente i due lucidi migliori, forse i migliori che abbia mai provato finora, sono l'ultra gloss e il crystal Vi gloss. ringrazio per aver visto il video, mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi se non volete perdere i miei prossimi video. Vi ringrazio ancora, un bacione, ciao a tutte!